ciao a tutti, bentornati a un nuovo video di fitness. Come state? Spero tutto bene. Allora, io sono qui oggi per affrontare il discorso personal trainer e istruttore di sala. Questo perché? Perché mi fate domande, mi scrivete in privato, mi mandate delle mail, mi chiedete dei consigli e quant'altro. Allora, che cos'è un personal trainer? Fatemi capire bene. Allora, un personal trainer è una persona, un soggetto che ha studiato, che deve avere, secondo me, a mio personale parere, un'esperienza pluridecennale, comunque pluriventennale sulle spalle, a livello di fitness, wellness, ok? Deve avere un pezzo di carta, chiamiamolo così, in mano, deve essere un diplomato, ma soprattutto deve avere veramente tanta, tanta esperienza. Quindi, come ripeto, 10, almeno 10, 20, 15, 20 anni di esperienza sulle spalle. Questo è un discorso, questo è un punto fondamentale. Ripeto, a mio personale parere. Come lavora un personal trainer? Allora, fisicamente il personal trainer va a casa delle persone oppure lavora presso una palestra. Supponiamo che lavori presso una palestra. Come lavora? Allora, il cliente, la persona, arriva e ci saluta ovviamente come si fa normalmente e si comincia a lavorare. In che modo? Allora, il personal trainer ha un orologio sempre al polso e comincia a stilare, cioè comincia a spiegarvi gli esercizi, ma non è finita qua, perché comunque spiegare gli esercizi lo può fare anche un istruttore di sala e poi vedremo di capire anche il ruolo dell'istruttore di sala brevemente. Allora, il personal trainer conta le ripetizioni, il personal trainer guarda bene il movimento, quindi come tu stai facendo il movimento, osserva la postura, ti corregge, ti dice bevi, perché spesso e volentieri ci si dimentica di bere, ti insegna a comportarti in un certo modo in palestra, quindi a mettere magari l'asciugamano sul posto che tu stai usando, sembrano cavolate ma è così, ti osserva, ti guarda se hai cambiato le scarpe, ok, se tu hai le scarpe giuste e adeguate, soprattutto adeguate per allenarti, perché non ci si allena con delle scarpe normali, per ogni tipo di allenamento ci vuole la scarpa specifica e c'è anche la scarpa da palestra, per chi non lo sapesse. Quindi questi sono i punti principali. Il personal trainer è una persona che ti consiglia anche a livello alimentare, quindi cerca di capire quello che tu stai, come tu ti alimenti, come mangi, e questo è fondamentale, perché come sapete conta di più l'alimentazione dell'allenamento, non che l'allenamento sia improduttivo, sia una cosa secondaria, ma l'alimentazione è alla base di tutto. Quindi il personal trainer controlla anche quello, chiede, valuta e se è abilitato comunque può stilare anche un regime alimentare, attenzione, un regime alimentare, un piano alimentare che non è una dieta, perché il personal trainer non è un dietologo. Quindi tutti questi fattori messi insieme danno un risultato molto più veloce rispetto all'andare in palestra ad avere una scheda in mano e poi essere eseguiti una o due volte, ma questo anche perché comunque per tempi tecnici, per comunque i vari istruttori che ci sono nelle palestre hanno un limite di tempo, cioè hanno a che fare con diverse persone. Il personal trainer segue solo te, magari per un'ora, un quarto, e è focalizzato sul tuo lavoro, sul tuo obiettivo, ti chiede qual è il tuo obiettivo, quindi lo scopo che tu vuoi raggiungere in palestra. Si ragionerà su un allenamento cardio da fare, se sarà opportuno farlo, ti consiglierà sul discorso integrazione, se sarà opportuno integrare la tua alimentazione. Insomma, è una persona che sta al tuo fianco, come io lo definisco, una persona che ti sta col fiato sul collo e veramente minimizza i tempi, cerca di produrre, controlla i pesi che tu fai, cioè va a controllare quello che tu stai facendo. Se un movimento, se un esercizio non riesci a farlo per le prime volte, lo corregge, lo va a sostituire subito, in seduta stante. Non è la scheda che è lì è mirata e quella te la devi fare per un mese, no, ogni volta io te la cambio, quindi cambio l'esercizio, se vedo che inizialmente magari hai difficoltà a mantenere questa postura, a fare quell'esercizio, a fare quel movimento, io lo cambio, ok? Quindi queste sono le basi
il lavoro base di un personal trainer e soprattutto il risultato. Il risultato che deve essere veramente ottenuto, non dico in breve tempo, che il tempo è sempre quello che è, però è un risultato molto molto più veloce rispetto alla vera prova. Come ripeto, una scheda e seguirla. Il personal trainer prende le misure, quindi prenderà le misure del petto, del braccio, della spalla, della gamba, della vita, segnerà tutto sulla sua tabella con sistemi elettronici oppure cartacei, quindi segnerà tutte queste cose che poi andrà a valutare per vedere i vari miglioramenti nell'arco delle settimane, nell'arco dei mesi, nell'arco dell'anno, perché comunque ci si prefiggerà un obiettivo e bisogna arrivare a quell'obiettivo, cioè il personal trainer dice tu devi raggiungere questo obiettivo. Queste sono le regole che in questo momento mi vengono in mente per quanto riguarda il mio lavoro, appunto di personal trainer, ma io ho fatto anche l'istruttore di sala, quindi non è da demonizzare, perché magari l'istruttore di sala, no, l'istruttore di sala è una persona valida che ha compiti veramente importanti. L'istruttore di sala deve vedere appunto se controlla, ti spiega la tabella, gira, guarda, deve vedere appunto se stai facendo il movimento giusto, non sta un attimo seduto, deve saltare da una persona all'altra, deve controllare molteplici fattori. Quindi, nelle palestre di oggi, in alcune palestre di oggi, quasi tutte ormai, hanno l'istruttore di sala in abbinamento con il personal trainer, perché l'istruttore di sala ha un ruolo, il personal trainer ha un altro. Quindi questo è un lavoro che va fatto in coppia. Molte palestre hanno proprio la divisa, l'istruttore di sala ha un colore, il personal trainer ha un altro. Ma poi c'è anche il lavoro appunto a domicilio, perché se un cliente, una persona ha bisogno di essere allenata a casa, ovviamente io prendo la mia attrezzatura oppure chiedo, faccio delle domande, che cos'hai a casa per allenarti, eccetera, eccetera, così vado a casa e alleno la persona. Il discorso poi è quello di prima, tempi, tempistiche, obiettivo, si studia la tavolina, molteplici fattori. Il discorso online, perché poi c'è anche il discorso appunto del personal trainer online, che è molto frequente. Come funziona? In pratica, allora, c'è prima di tutto una mail che arriva, ma ciao Ezio, avrei bisogno di... e c'è la domanda. Io cosa faccio? Dico sempre, allora, dobbiamo scambiare due chiacchiere. In questa telefonata che faccio io, comunque chiamo io, che cosa chiedo? Chiedo diverse informazioni. Chiedo diverse informazioni, che possono essere dal peso, altezza, età, il lavoro, quindi cerco di fare poi alla fine un calcolo sul consumo delle calorie e questo appunto sto parlando di personal trainer online, quindi in questa telefonata io, mentre la persona dall'altra parte parla, prendo appunti. Chiedo che cosa c'è, che attrezzatura ha a casa, perché ovviamente poi per stilare una tabella d'allenamento che dovrò inviare via mail, è chiaro che devo sapere che attrezzatura l'altra persona, il soggetto ha a casa, e quindi se magari gli manca qualcosa di base bisogna avere, quantomeno bisogna avere una panchettina, una panca inclinabile sia a livello del sedere sia a livello della schiena, schienale e sedere, una panchettina, un bilanciere e un paio di manubri. Questo per iniziare va benissimo. Poi chiedo insomma se si hanno avuto traumi ossei, malattie, eccetera. Chiedo da quanto tempo, se si è dei neofiti, se praticamente è la prima volta che ci si sta approcciando alla cultura fisica, alla tonificazione. Faccio diverse domande. E la cosa poi anche importante è saper valutare, mi faccio mandare anche delle foto, per valutare bene qual è l'obiettivo da raggiungere. Questo è fondamentale, questo è il lavoro online. Poi come funziona? Ovviamente una volta che io chiudo il telefono, tutti i miei dati, non faccio altro che lavorare sopra, perché a volte mi viene chiesto poi anche, ovviamente, quello che consiglio è un piano anche alimentare. E lì faccio diverse domande, eccetera, eccetera. Chiuso tutto, chiuso la telefonata, io valuto queste cose, quindi valuto tutti i dati che ho preso, valuto le calorie, faccio tutti i miei calcoli e conteggi e alla fine stilo
il piano d'allenamento e il piano alimentare. Che è un piano, vado a rimandare, è un piano perché non è un, non sono un dietologo, non sono un alimentarista, quindi praticamente do un consiglio su come mangiare, su come alimentarsi correttamente. Ti dico di non dimenticarsi, di non dimenticarti di bere, insomma tante tante cose che un personal trainer online o anche fisico comunque deve sapere. Inoltre l'utente avrà a disposizione il mio numero di telefono e il mio numero di telefono barra contatto WhatsApp, quindi ci terremo sempre in contatto con messaggi, con audio messaggi per vedere insomma l'avanzamento dei progressi. Oltre a quello ovviamente c'è la telefonata che si fa ogni tanto per vedere un attimino come va, come sta andando, eccetera. Quindi queste bene o male sono, questo è il lavoro online che io e tanti altri colleghi che stimo fanno. Poi c'è ovviamente c'è Skype per vedere comunque i movimenti come vanno, c'è appunto il contatto telefonico, ci sono diversi modi per tenersi in contatto. Questo è, ci tenevo a fare questa precisazione perché me lo domandate, mi fate delle domande, quindi ma come funziona, sarei interessato, eccetera, eccetera. Quindi ci teniamo a fare questo. Saluto i ragazzi e le ragazze che sto seguendo, qualche ragazzo che seguo anche personalmente. Niente, io se avete domande da fare scrivetele qua sotto. Vi invito a contattarmi per il mio servizio di personal training online e vi mando un saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!